Buonasera e benvenuti a Speciale Università. Questa puntata sarà dedicata in qualche modo alla formazione delle future generazioni di insegnanti e quindi indirettamente anche ai futuri alunni, ai ragazzi che fruiranno degli insegnamenti, dei nuovi insegnanti che sono in formazione in questo momento. Ne parliamo collegate con noi da remoto con la professoressa Floriana Falcinelli del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione. Buonasera professoressa, grazie Buonasera. Di essere con noi. Buonasera. E con la dottoressa Caterina Moscetti, che è docente di scuola primaria e che è anche tutor presso l'Ateneo di Perugia. Buonasera anche a lei. Buonasera. Buonasera. Allora io comincerei con la professoressa Falcinelli perché la notizia che ha attirato la nostra attenzione è quella di alcuni laboratori particolarmente interessanti ed innovativi che lei conduce con è corretto dire, professoressa, le future generazioni di insegnanti. Certamente, il laboratorio di tecnologie didattiche che abbiamo sperimentato quest'anno è un laboratorio rivolto agli studenti che frequentano il quinto anno del corso di laurea in scienze della formazione primaria, quindi future insegnanti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria. Ed è un laboratorio che vuole mettere gli studenti, quindi futuri insegnanti, nelle condizioni di saper lavorare con uno strumento di programmazione che è Scratch, ma soprattutto di diciamo orientarsi al pensiero computazionale, perché il laboratorio ha avuto come oggetto proprio quello di promuovere nei nostri studenti una riflessione sul pensiero computazionale, che è stato definito, come sappiamo, e il Ministero ha molto insistito su questo, la quarta abilità di base insieme a leggere, scrivere e far di conto, ed è considerato indispensabile per affrontare oggi qualsiasi situazione problematica. Ma ci spiega che cos'è il pensiero computazionale, perché magari non tutti lo sanno, no? È, come diceva lei, è una nuova abilità. Per noi valeva leggere, scrivere, far di conto, no? E non è più così, e ce lo sta spiegando. Perché? Che cosa devono saper fare questi bambini? Perché di bambini parliamo, scuola dell'infanzia e scuola primaria. Sì, allora i nostri studenti debbono capire quanto sia importante per i bambini poter operare con la mente per progettare dei percorsi di soluzione dei problemi, sia utilizzando le tecnologie, quindi con un software che abbiamo sperimentato direttamente in laboratorio, che è il software Scratch, ma sia anche attraverso modalità unplugged, cioè in modalità assolutamente non quindi orientate all'uso della tecnologia. Abbiamo voluto però fare questo laboratorio al quinto anno, perché dopo averne corso di studi acquisito dimestichezza nell'uso delle nuove tecnologie, ci sembrava importante far cambiare prospettiva ai nostri studenti, cioè non più le tecnologie usate in modo di abilità, ma le tecnologie come tool per operare con la mente. E quindi abbiamo proposto un percorso che ha permesso a questi studenti di sperimentare il coding programmando delle attività con Scratch, ma anche collegandosi con dimensioni, con il Lifelong Kindergarten dell'MIT di Boston. Ecco, mi preme sottolineare che questo laboratorio è stato svolto totalmente online, perché lei sa che il Covid oggi ci obbliga a una distanza online, però paradossalmente la distanza è stata per noi molto utile, perché le studentesse hanno utilizzato le modalità a distanza per lavorare singolarmente o a piccoli gruppi con Scratch, e poi hanno potuto collaborare in ambienti, in una forma proprio di ambienti blended, in Teams, ambiente sincrono, Moodle, ambiente asincrono, e lo spazio più online aperto dell'ambiente appunto di Scratch, della community di Scratch. Ci tengo a precisare che durante il laboratorio si sono svolti due seminari di approfondimento tenuti proprio dalla dottoressa Caterina Moscetti, che è tutor che accompagna gli studenti, tutor coordinatore di tirocinio,
E due temi, uno è l'Europe Code Week del codice della didattica e un altro invece un seminario sul learning, creative learning, l'apprendimento creativo attraverso Scratch. Quindi è stata veramente un'esperienza in cui la DAD ha permesso, ecco, all'ambiente online integrato di integrare vari ambienti e di consentire agli studenti di fare un'esperienza, a mio avviso, estremamente stimolante. Certo, un'esperienza Caterina. nuova, no? Abbiamo capito che è un'esperienza per loro in buona parte nuova e sulla quale la distanza, ma gli studenti universitari sono degli adulti, no? Quindi la distanza è diventata una opportunità, no? Piuttosto che un problema o un limite. Io direi, Esatto. professoressa, di sentire la dottoressa Moscetti che, come anticipavo, è in collegamento anche lei con noi da remoto. Dottoressa, ci parlava la professoressa Falcinelli di questi seminari che lei ha condotto. Magari io comincerei per domandarle in merito. Dal chiederle, per chi non lo sa, anche qui parliamo a chi non sempre conosce la materia, che cos'è questo software che utilizzate, Sketch che avete appena nominato? Che cos'è? A che cosa serve? Scratch è un software de definito di programmazione visuale, cioè ossia un software utilizzabile dai bambini sin da 6 o 7 anni per la programmazione di animazioni e videogiochi ed è utilizzabile perché il linguaggio è un linguaggio naturale, ossia i blocchi di programmazione sono nella nostra lingua, non sono quei codici testuali che poi loro incontreranno nella programmazione se vorranno più avanzata. Scratch è un software che è stato creato dal Lifelong Kindergarten dell'MIT di Boston, con cui siamo stati anche in collegamento durante il laboratorio, che permette, nato proprio per stimolare nei ragazzi non solo lo sviluppo del pensiero computazionale, ma anche la creatività, perché può essere maneggiato e utilizzato in maniera personale e creativa. Con Scratch è possibile, ad esempio, programmare l'animazione, ad esempio, del proprio nome, come con dei blocchetti colorati sul modello dei Lego. Quindi i bambini e i ragazzi utilizzano, incastrano dei blocchi colorati con delle istruzioni per far funzionare, per far muovere dei personaggi. Quei blocchi, che sono blocchi colorati appunto sullo stile dei Lego, sono script di programmazione. Loro, mentre spostano blocchi, creano algoritmi, ossia procedure che fanno muovere la macchina, che fanno muovere il computer, quindi si approcciano alla programmazione in maniera molto creativa e divertente. Noi, nei nostri laboratori, abbiamo voluto, alle studentesse, abbiamo proprio voluto metterli in questa situazione, in una situazione di apprendimento operativo, perché abbiamo strutturato un'attività in modo che ciascuno dei cinque incontri potesse avere una piccola parte di introduzione teorica e poi l'utilizzo mano in pasta con Scratch, come attraverso un approccio intanto che abbiamo voluto fortemente rispettasse le 4P dell'apprendimento creativo, che sono appunto state teorizzate da Resnick, che è il direttore del laboratorio dove Scratch è nato. Perché i ragazzi hanno lavorato, quali sono le 4P? Il project, quindi progettare, lavorare per progetti, seguendo la spirale dell'apprendimento creativo che prevede l'immaginare un progetto, il realizzarlo, il condividerlo con gli altri, con uno spirito di gioco, ossia di divertimento e di sfida per arrivare alla risoluzione, per arrivare ad un obiettivo. I ragazzi hanno anche lavorato, abbiamo incentivato a lavorare sull'altra P, sulla passion, sulle loro passioni per motivare l'apprendimento, cioè l'abbiamo proprio stimolati a cercare motivazioni per creare i loro progetti con il software Scratch alle nostre studentesse e ai nostri studenti e hanno lavorato in pairs. Come ha detto la professoressa, la nostra sfida più grande era quella di farli collaborare in ambiente online. Abbiamo veramente cercato di superare l'elemento iniziale di crisi, quindi l'assenza della presenza, così possiamo definirla, per trasformarla in un'opportunità, perché grazie a questo ambiente integrato online gli studenti hanno interagito in maniera molto costruttiva. Quindi abbiamo usato queste tre piattaforme, come ha detto la professoressa, da Unistudium, che è l'ambiente universitario dell'Università di Perugia, per i materiali per gli asincroni, quindi per gli approfondimenti. Abbiamo utilizzato Teams per gli incontri sincroni, sia del grande gruppo, ma anche dei ragazzi che si riunivano in piccoli gruppi, e abbiamo utilizzato la community di Scratch,
che è lo spazio messo a disposizione dallo Scratch Team di Boston per collezionare tutti i progetti che tutta la community mondiale mette a disposizione. Questo è stato fondamentale per i ragazzi perché hanno potuto avere il loro spazio dove condividere tutte Certo. queste. Dottoressa, una domanda che le rivolgo prima come diciamo, responsabile di uno specifico laboratorio rivolto agli studenti universitari e poi come docente, come insegnante. Qual è la reazione degli studenti a questo tipo di proposta che avete fatto loro e qual è la reazione dei bambini quando viene loro proposto di lavorare con queste modalità? Lo chiedo alla professoressa Falcinelli prima e alla dottoressa Moscetti poi. Bene, allora noi abbiamo alla fine del laboratorio somministrato un questionario per valutare proprio le loro opinioni rispetto al lavoro fatto. L'interesse degli studenti è stato molto alto, ma soprattutto hanno segnalato come sia stato loro veramente molto importante averli accompagnati in questo processo attraverso dei compiti sempre dal più facile al più complesso per poter anche acquisire una dimestichezza con lo strumento e anche capire come lo strumento, le potenzialità anche ulteriori che lo strumento aveva in campo. Rispetto ai bambini, io sono, i nostri studenti hanno la possibilità di fare tirocinio nelle scuole e quindi devo dire che alcune hanno potuto sperimentare questo materiale anche nelle modalità di DAD che le scuole stanno utilizzando e hanno trovato sempre nei bambini molta curiosità e molta motivazione. Quindi sono strumenti che motivano molto i bambini, che li interessano, li incuriosiscono e soprattutto una cosa importante è che questi strumenti danno al bambino il senso che l'errore non è qualcosa da, diciamo, considerare negativamente, ma l'errore è una fonte importante da cui puoi capire come migliorare. Quindi, in questo senso, per i bambini è uno strumento preziosissimo. Dottoressa Moscetti, la reazione degli studenti che sono dei giovani futuri insegnanti, ma comunque già adulti, sebbene già in generazione digitale, immagino, vista la loro l'età, insomma, degli studenti universitari e la reazione dei bambini. Allora, la reazione dei bambini è quella della meraviglia nel vedere un progetto realizzato e del dire l'ho fatto io, cioè loro molto spesso guardano i bambini, quello che hanno potuto fare, anche un videogioco, un'animazione, vedendo che l'hanno composta loro, poi alla fine dicono ma funziona e l'ho fatta io, veramente hanno questo grandissimo entusiasmo nel vedere che riescono a costruire delle cose pensandole e realizzandole con questo strumento digitale. Quindi la meraviglia è la prima cosa e non sentono, i bambini non sentono l'affaticamento e nella difficoltà. Nell'adulto l'approccio che abbiamo visto è quello iniziale dello spaesamento rispetto a uno strumento che era nuovo per loro. Ma noi abbiamo agito seguendo dei principi che sono quelli del pavimenti bassi, soffitti alti e pareti ampie. È veramente fondamentale, cioè partire, e questi sono dei presupposti che sono proprio stati suggeriti, no, da grandi ricercatori in tecnologie della didattica, quindi partire con strumenti di base semplice per principianti, ma consentendo a questi principianti di sperimentarsi in progetti via sempre più complessi, non dimenticando la creatività concessa dai white walls, ossia dalle pareti ampie, progettare di progetti diversi con stili diversi. Quindi l'adulto, lo studente, quindi i nostri studenti universitari, all'inizio hanno avuto tutti, molte, la maggior parte la stessa reazione, lo spaesamento della difficoltà. Ma con questo approccio siamo arrivati agli ultimi dei 5 incontri in cui tutti hanno detto dalla difficoltà ci siamo ritrovati una grandissima soddisfazione nel provare e riprovare fino ad ottenere risultati. E questa è una delle grandi cose che è permessa da questi tipi di approcci al pensiero computazionale e al coding. Certo, io intanto, cioè, nel sentire di parlare, mi vengono in mente due riflessioni. La prima che l'evoluzione degli strumenti di apprendimento, ma anche di insegnamento, impone anche ai docenti
una capacità di adeguarsi, di aggiornarsi continuamente, cioè impone un'elasticità mentale che non sempre è semplice, non è semplice in nessun mestiere, in nessuna professione, e non lo è neanche per gli insegnanti. E domando a voi se avete notato che invece gli insegnanti sono sempre più disposti ad essere elastici da questo punto di vista e imparare cose nuove. E poi vi anticipo che non possiamo che salutarci prima di salutarci con un'impressione, una parola, un'opinione, un pensiero da parte vostra sulla didattica a distanza che nella nostra regione in questo periodo specifico sta riguardando anche i più piccoli, e in modo che da capire da parte vostra, che siete due tecniche dell'insegnamento, qual è la vostra opinione a riguardo. Parto con la professoressa Falcinelli domandando intanto dell'elasticità dei docenti, a cui i docenti ormai sono innegabilmente chiamati. E non c'è più scampo, professoressa. È vero. Devo dire che il Ministero ha molto investito nella formazione dei docenti, all'innovazione tecnologica. Ricordo l'ultimo Piano Nazionale Scuola Digitale, che ha anche individuato nelle scuole la figura dell'animatore digitale, che può supportare appunto i colleghi in tutto quello che è l'innovazione. Io trovo che nelle scuole si sta facendo moltissimo rispetto a questo, e certamente tutto questo ha reso anche più facile per i docenti trovare delle soluzioni, in molti casi mi creda veramente creative, innovative, nel momento della didattica a distanza. L'uso di piattaforme è ormai diventato un uso molto, molto quotidiano, ed ha permesso sicuramente anche di avere un rapporto diverso anche con le famiglie. Quindi nei limiti della didattica a distanza, perché è evidente che la didattica in presenza ha delle dimensioni di contatto, di relazione che non possono essere sostituite, però nei limiti io ho trovato nella scuola una grande capacità di adattarsi e di essere flessibili. Io trovo anche che per i nostri studenti universitari, lei sa che ormai la didattica a distanza è, diciamo, è stata adottata dall'Ateneo di Perugia in modo diffuso e generalizzato in questo periodo, però in questo caso nel laboratorio è stato veramente una risorsa importante, perché ci ha permesso anche di lavorare insieme a Presicce, che è appunto ricercatore del Lifelong Kindergarten dell'MIT di Boston, che non avremmo potuto avere se fossimo stati in presenza. Quindi ci sono degli aspetti positivi che io vorrei sottolineare. Assolutamente. Dottoressa Moscetti, il progresso vi chiama a un continuo aggiornamento? Come reagisce il corpo docente a questa elasticità necessaria, no? Proprio dovuta al progresso della vita che ci circonda? Io credo che questo periodo sia stato veramente una grandissima palestra digitale per tutti. È stata una formazione, sì, è vero, forzata, una formazione forzata, ma io credo che i risultati ci siano veramente stati, perché tutti i docenti, tutti, nessuno si è tirato indietro sin da marzo dello scorso anno, quando ci siamo trovati tutti ad affrontare delle cose totalmente nuove, soprattutto per molti docenti che non avevano dimestichezza con le piattaforme digitali, con gli strumenti digitali. Io ho visto tantissima buona volontà, tantissima senso di responsabilità nei confronti degli alunni, che ha portato anche tutti i docenti, anche quelli che hanno mostrato delle difficoltà proprio loro personali a interagire con la tecnologia, e hanno dimostrato, io ho visto molta, molta elasticità. E, per quanto riguarda la DAD, è chiaramente, volevo dire che sono d'accordo con lei, nel senso che gli insegnanti italiani, tutti appartenenti anche a generazioni diverse, no? Ci sono i più giovani, ma ci sono anche quelli un po' meno giovani, diciamo così, hanno dato una grande prova di resilienza nel loro complesso, cioè chiamati a causa dell'emergenza ad intervenire sulla didattica a distanza. Chi era già pronto è stato già pronto, chi non lo era perché non aveva mai lavorato con certi strumenti lo è stato in tempi rapidi. Veramente i ragazzi hanno visto una reazione dai propri insegnanti, e questo è servito a far sì che non si sentissero soli né tantomeno abbandonati, no? In questo ormai lungo periodo che ha visto spesso la didattica a distanza messa in campo. Però dalla dottoressa Moscetti e anche dalla professoressa Falcinelli, comincerei dalla dottoressa Moscetti, vorrei davvero un pensiero spassionato con riguardo anche ai più piccoli.
posti di fronte alla didattica a distanza, mi permetto di dire di nuovo, no? Dopo un anno. Allora, io credo che la didattica a distanza sia una risorsa in un periodo come questo. Chiaramente non è la migliore scuola possibile, soprattutto per i bambini, ma è un modo, è stato un modo per stare vicino alla scuola, per esserci. 10 anni fa o 20 anni fa gli alunni sarebbero stati per quanti mesi a casa isolati. Quindi io in questo vedo una grossa risorsa, perché in questo periodo è la migliore cosa possibile. Ecco, questo è quello che io penso. Sicuramente ha ragione lei, 10 anni fa o 20 anni fa, peggio ancora, i ragazzi sarebbero stati, ahimè, abbandonati per mesi, non volendo, dai propri insegnanti. Ecco, io credo che dobbiamo superare la definizione di DAD per assumere veramente pienamente quella che poi il Ministero ha proposto, che è didattica digitale integrata. Vuol dire che dobbiamo far tesoro di ciò che in questo periodo gli insegnanti hanno appreso, conquistato, sperimentato, per far sì che le tecnologie diventassero veramente un ambiente nuovo in cui lavorare in presenza e a distanza, in quella che ormai noi chiamiamo la logica blended. Cioè ormai dobbiamo capire che anche tornando in presenza non si può più fare a meno di avere una classe ampliata in cui reale e virtuale si integrano in modo assolutamente positivo. Quindi la DAD intesa come chiusura non va bene, però una didattica digitale che si avvale degli strumenti tecnologici per ampliare le proprie possibilità credo che diverrà una scelta importante anche per il futuro. Integri però la presenza, no? Mi pare di capire che integri il momento della lezione in presenza e lo vada ad ampliare, ad arricchire di strumenti che altrimenti non avrebbe. Perché è impensabile una classe come la pensavamo una volta, chiusa con i banchi rigidamente, no? Ecco, è impensabile riprodurre una cosa del genere. Abbiamo imparato che le tecnologie sono risorse per comunicare, per andare a trovare del materiale che è in rete estremamente ricco e articolato. Quindi è un modo per diventare creativi, perché noi con questi strumenti l'abbiamo capito. Quindi la preziosità di questi strumenti, onestamente, credo che abbiamo anche imparato quanto ci manca invece guardarci negli occhi e essere anche fisicamente vicini, no? Abbiamo imparato certo. Forse entrambe le cose. Certo. L'esperienza grande, direi quasi scioccante, di questo ultimo anno probabilmente ci lascia un po' entrambe le suggestioni. Chiuderei con la dottoressa Moscetti chiedendo solo un'ultima cosa. Dottoressa, lei è anche docente di scuola primaria. Non so se lei insegna in una scuola che rientra nella zona rossa che ci sta caratterizzando almeno per due terzi dell'Umbria in questo periodo. Che cosa le manca dei suoi bambini, dottoressa? Beh, mi mancano i sorrisi della mattina, quando stanno tutti insieme, magari quando si incontrano, e il mattino che riescono a stare un po' insieme, parlano tra di loro, parlano con l'insegnante, e mi mancano anche i tempi più rilassati, perché chiaramente la DAD chiede tempi più stretti, perché non possiamo stare 5 ore collegati con dei bambini di scuola primaria, e quindi noi riduciamo i tempi, ma la riduzione dei tempi porta un restringimento del tempo, sia di relazione che di percorso, e quindi ecco, questo tempo un pochino più lento, questa possibilità agli studenti di confrontarsi tra di loro, questo manca, sì. Però veramente cerchiamo sempre di sfruttare in maniera positiva il momento, e quindi utilizzare in questo momento i computer, ad esempio, dei bambini, perché loro possono utilizzare adesso delle applicazioni, delle opportunità offerte dalla rete che non potrebbero magari a scuola, perché non è che abbiamo il computer sul banco tutti i giorni aperto. Quindi ecco, io cerco di vedere il lato positivo della situazione, aspettando che di ritornare ovviamente alla normalità, e soprattutto cerco di vedere il lato positivo perché lo voglio passare ai miei studenti.
per farli vivere in maniera serena anche questo Io periodo. penso che questo sia prezioso perché gli adulti di riferimento, a partire dai genitori e dai più stretti familiari, fino anche agli insegnanti, non possono trasmettere il loro scoramento in questo momento perché altrimenti, insomma, davvero i bambini che già stanno vivendo, credo, anche tante difficoltà, inevitabilmente, come tutti noi, altrimenti percepirebbero magari del pessimismo, no? Invece, come dice giustamente lei, guardiamo gli aspetti positivi in attesa di poterci incontrare di persona di nuovo, di poter avere, per quanto la riguarda, di nuovo in aula i suoi giovanissimi, piccolissimi, per lo più allievi. Io vi ringrazio molto, davvero spero che molto presto torneremo a parlare di questi argomenti, parlando sempre di più della didattica integrata come opportunità indispensabile nel mondo, di oggi e non più come necessità forzata che ci obbliga a quella e solo a quella, insomma, perché ci avete spiegato quanto possa essere un'opportunità e quanto su questo è giusto non tornare indietro, perché questo anno di pandemia, di emergenza ci ha costretto a correre, no? Da questo punto di vista non si può tornare indietro su questi fronti, insomma, bisogna prendere tutto il buono di quello che abbiamo imparato in questo anno che ci ha posto di fronte anche a nuove sfide, ci ha insegnato anche tante, tante cose, ce l'avete spiegato. Io auguro a entrambe buon lavoro. E vi ringrazio molto per la Grazie, disponibilità. grazie, Grazie davvero alla professoressa Floriana grazie, grazie. Falcinelli del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione, alla dottoressa Caterina Moscetti, che è docente di scuola primaria e tutor dell'Ateneo di Perugia, che ci ha anche, lo confesso, un po' commosso parlandoci di che cosa le manca dei suoi bambini e di quanto immaginiamo ai bambini possa mancare in questi giorni la scuola. Speriamo ci tornino presto. Grazie a entrambe. Grazie, Grazie ancora e buon buonasera, lavoro. grazie, arrivederci, Questo era grazie. l'argomento, secondo me un macro argomento davvero, a cui abbiamo dedicato la trasmissione di questa sera. Prima della sigla finale, la rubrica, l'agenda dell'Ateneo con gli appuntamenti della settimana, i bandi di concorso cui poter eventualmente partecipare. Noi ci troveremo di nuovo giovedì prossimo. La graduation ceremony del Master in Management dello Sport e delle Attività Motorie si terrà venerdì 12 febbraio alle ore 12 sulla piattaforma Teams. Interverranno il professor Vincenzo Nicola Talesa, direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, e la professoressa Leonella Pasquini, direttore del Master. Gli studenti del corso di Architettura e Composizione 2 dell'Ateneo di Perugia presenteranno con un workshop online i progetti per la riqualificazione di due siti lungo l'asse ferroviario della Ferrovia Centrale Umbra che unisce Terni a Sansepolcro, il primo a Todi accanto alla stazione Todi Ponterio riguardante l'ex molino e pastificio Cappelletti, il secondo a Umbertide comprendente le aree di pertinenza della stazione ferroviaria. L'illustrazione avverrà nel corso dell'iniziativa FCU Umbria Smartland, riqualificazione di ex aree industriali, intermodalità e rigenerazione territoriale, di venerdì 12 febbraio alle ore 9:30 in piattaforma Teams. VSpec Online vuole essere un'occasione per raccogliere quanti sono interessati alla spettroscopia vibrazionale nelle sue varie forme, sia dal punto di vista degli sviluppi tecnici e metodologici che dal punto di vista delle molteplici applicazioni scientifiche e tecnologiche. VSpec Online rappresenta un ponte di collegamento ideale tra l'ultimo convegno VSpec 2019 tenutosi a Brescia e il prossimo convegno che si terrà a Perugia. Attraverso questa iniziativa si vuole stimolare la discussione scientifica sulla spettroscopia vibrazionale e accogliere chi si è interessato ad avvicinarsi all'uso di queste tecniche. Il programma dei lavori è previsto per il 12 di febbraio con un comitato organizzatore che prevede membri sia dell'Ateneo di Perugia che dell'Ateneo del Politecnico di Milano e Università di Brescia. Il successivo appuntamento è in programma venerdì 19 febbraio. Narrare il corpo tra maternità e interruzione volontaria della gravidanza è il tema dell'incontro con Ilaria Giovannelli e Federica Di Martino di venerdì 12 febbraio alle ore 16:30 fino alle 18 sulla piattaforma Microsoft Teams. Per informazioni www.scipol.unipg.it.
Evoluzione umana, storia dell'ultimo decennio, è lo speciale evento online gratuito in programma giovedì 18 e venerdì 19 febbraio, promosso dal comitato organizzatore della Scuola di Paleoantropologia dell'Ateneo di Perugia. Si svolgerà sulla piattaforma Microsoft Teams e i posti disponibili si sono esauriti in poche ore, a dimostrazione dell'interesse che i temi suscitano, e quindi potrà essere seguito anche sul canale YouTube dello Studium Generale. Tutte le informazioni sono disponibili all'indirizzo www.paleoantropologia.it. È in corso un ciclo di seminari online su piattaforma Zoom dal titolo L'idraulica agraria e le sistemazioni idrauliche nelle applicazioni agroambientali, a cura di Antonio Coppola, Università della Basilicata, Paolo Tarolli, Università di Padova, Francesca Todisco, Ateneo di Perugia. Giovedì 18 febbraio dalle ore 16 incontro sul tema efficienza d'uso dell'acqua in risicoltura a diverse scale spaziali, dal campo al distretto irriguo. Relatrice Arianna Facchi, Università di Milano. Le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale di durata biennale sono consentite sino al 1 marzo 2021. Il sito www.unipg.it/immatricolazioni fornisce tutte le informazioni utili al fine di effettuare correttamente l'immatricolazione. Grazie alla convenzione sottoscritta tra Centro Servizi Volontariato, CESVOL e il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Ateneo, verrà assegnato un premio di laurea ad uno studente meritevole. Il premio prevede la pubblicazione della tesi o di una sintesi ampia e significativa, l'attestato e la possibilità di fare una relazione sulla tesi di un evento pubblico. Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo le modalità previste dal bando, dovranno pervenire entro il 10 maggio 2021. Il bando è disponibile all'indirizzo www.scipol.unipg.it. Si svolgerà venerdì prossimo, 12 febbraio, sulla piattaforma digitale Teams, la cerimonia di consegna di diplomi del Master Universitario di primo livello in Management dello Sport e delle Attività Motorie. Il Master, diretto dalla professoressa Leonella Pasqualini, afferisce al Dipartimento di Medicina e Chirurgia e coinvolge docenti dei Dipartimenti di Economia, Giurisprudenza, Matematica ed Informatica e PISUF, oltre a manager ed esperti di chiara fama nel settore. La cerimonia avrà inizio alle ore 12 con i saluti istituzionali portati dal prorettore professor Fausto Elisei, dalla direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, professor Vincenzo Nicola Talesa, e dalla delegata del rettore per l'internazionalizzazione, professoressa Stefania Stefanelli. Seguirà la presentazione della terza edizione del Master per l'anno accademico 2021-22, per la quale si sta mettendo a punto un progetto appunto di internazionalizzazione. Dopo la presentazione dei Project Works da parte degli 11 corsisti, tre dei quali assegnatari di borsa di studio IMSS, la cerimonia si concluderà con la consegna dei diplomi. Tommy.